sventola là a quel palazzo, c'è un sacco di tempo. E dormono, cioè dormono quasi. E dormono. Poi se ne vanno la mattina, quindi. E poi la mattina. Quello che sembra un ex zuccherificio abbandonato e cadente, che una volta era il fiore all'occhiello dell'industria calabrese e che impiegava negli anni 30 oltre 600 operai, oggi si è trasformato in un girone infernale. Qui negli anni si sono susseguite violenze di ogni genere, ultimo caso quello di una ragazza riuscita a sfuggire ad uno stupro che per sua fortuna si è imbattuta in una pattuglia dei carabinieri. Ma lo zuccherificio è stato anche il luogo dove a luglio 2011 venne ritrovato il cadavere di un uomo e quello dove venne rinvenuta una donna colombiana in stato confusionale che raccontò di essere stata violentata a turno da un gruppo di uomini. Un pezzo di storia verrà cancellato. Siamo appena al di là della confluenza dei fiumi Crati e Busento, un luogo entrato nella leggenda per la storia della sepoltura del re Alarico e del suo tesoro. Siamo anche alle porte di Cosenza Vecchia, all'inizio di Corso Teresio, la più importante e storica strada della città capoluogo di provincia. Qui da sempre si discute della possibilità di distruggere questo stabile ritenuto una bruttura al centro del luogo più bello. Finalmente oggi il desiderio di molti verrà realizzato. Iniziati questa mattina di buon'ora i lavori per l'abbattimento dell'ex Hotel Jolly. Sarà il primo passo programmato dall'amministrazione comunale per poi procedere ai lavori di riqualificazione della zona e alla realizzazione del museo di Alarico. Meglio un punto che niente, meglio una sconfitta al tie-break che un KO netto. La Callipo non sorride, ma muove quantomeno la classifica. A Latina esulta la formazione dell'ex Lorenzo Tubertini. Ai calabresi non è bastato vincere il primo set e poi rientrare in partita vincendo il quarto parziale dopo essere stati sotto 2-1. Ma re compagni nell'ultimo e decisivo set annullano anche due match point, sfiorano i vantaggi, ma alla fine si arrendono sul muro d'Egitto in faccia ad Al-Shedadi, comunque il migliore della Tono Callipo, con 25 punti.